Sua Altezza Reale, il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, duca di Castro, accompagnato da sua figlia, la principessa Maria Carolina di Borbone, ha presenziato alla cerimonia di intitolazione della piazza della Reggia di Portici a Carlo di Borbone, uno dei sovrani più illuminati della nostra storia a cui Napoli deve molto. Perché, come lei sa, puoi ben immaginare che con la mia famiglia e la storia della mia famiglia abbiamo... ci siamo dei legami che non sono mai sciolti, è qualcosa di indissolubile e dunque sempre un'immensa gioia poter andare a visitare e soprattutto conoscere nuovi posti. Si immagini che per esempio Napoli, dove sarò stato centinaia di volte, ancora oggi riesco a scoprire dei posti che non avevo mai conosciuto. È una città splendida e così in tante altre regioni d'Italia. L'iniziativa è stata voluta dal sindaco di Portici Vincenzo Cuomo e dal rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito. Ad accompagnare le altezze reali la marchesa donna Federica De Gregorio Cattaneo dei Principi di Sant'Elia. A margine della cerimonia, Sua Altezza Reale si è intrattenuto privatamente con Fabrizio Luongo, vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli. Antenati di entrambi, condivisero lo storico assedio che portò alla caduta del regno. Infatti, da una rarissima copia del diario dell'assedio di Gaeta, è riportato il comando al primo tenente Luongo, alla batteria di cannoni della prima linea di difesa. Sua Altezza Reale ha quindi voluto apporre di suo pugno a Luongo una dedica personale a suggello di un'amicizia e stima. La presenza di Sua Altezza Reale, il principe Carlo di Borbone, oggi rappresenta molto per il territorio di Napoli e della sua provincia. Di fatto lui incoscientemente, volendo o nolendo, rappresenta una brand reputation del miglior made in Naples del nostro territorio, a cui le 320.000 imprese comunque contribuiscono e ne godono.